padre diceva che è più importante nuotare che camminare. Perché il nostro pianeta è fatto di acqua, come il nostro corpo. Io ho nuotato in questo mare ogni giorno senza sapere che i suoi fondali custodivano un tesoro inestimabile. Acqua potabile e gas, in quantità illimitate, uniti in una sola molecola, l'idrato di metano. Estrarlo sembrava impossibile ed estremamente rischioso per la stabilità dei fondali marini, perché poteva provocare maremoti disastrosi. Ma gli interessi erano enormi, perché il primo che fosse riuscito a sfruttare questa nuova energia avrebbe ottenuto potere e ricchezza incontrollabili. Eccolo, lo scienziato di fama mondiale. L'uomo che stava compiendo ricerche segrete per strappare quel tesoro agli abissi marini. Credeva che avrebbe potuto salvare il mondo. Non immaginava che rischiava di distruggerlo, a cominciare dalla mia isola. Ma quel giorno era semplicemente Luca, l'uomo che stavo per sposare. Cosa aspetti? Tira! No! I nostri delfini! Tu sei matto! Non te l'aspettavi? Ma sono proprio loro! Li ho fatti curare! Dai, fagli uscire! Tira! Vieni! Amore, ma sei stato bravissimo! Siamo io e te, lo vedi? Auguri! Sposi! Dai, che ci stanno aspettando tutti! Sì, per farmi il terzo grado. Ma hai voluto sposare un militare? Signor sì, comandante. Sì, certo. Ehi! Auguri, Tara. Grazie. Io sono un ammiratore di Tara, da molto prima che lei diventasse il primo comandante donna della Guardia Costiera in Italia. Beh, innanzitutto la conosco da molto prima di voi. I miei genitori erano venuti qui in vacanza e io l'ho vista per la prima volta qua, proprio su questo pontile, era alta così. Aveva i capelli corti e la faccia sporca di gelato. E ho capito subito che era la mia metà. E poi mi sono rotto un piede qua su questo pontile e così ho dovuto rimandare. Ci siamo rincontrati solo da grandi, 20 anni dopo, in mezzo al mare. Lui stava cercando una specie molto rara di mollusco marino per certi suoi studi. E io cercavo lui per arrestarlo, perché lo stava facendo in acque protette. E alla fine ce l'ho fatta a prenderlo. Ma certo! Devo pescare anche io in acque protette per farmi prendere. No, io ti ho già preso. Grazie. Grazie. Ora sei tu che devi seguirmi. Su, non fare il timido. Che cosa vuoi fare? Non lo vedi? Sto ballando per te. No, dai, ti prego. È il vostro comandante, eh? Sei bellissima. Dottor Bottai, mi scusi, è molto urgente. Sono Arianna Ferri, lavoravamo insieme per Leopold Avery. Alla Energy Sea Line, si ricorda? Aspetta. Mi scusi, non volevo disturbarla. È un po' che non ci vediamo. So a cosa sta lavorando e che è in partenza per la Tunisia, per testare definitivamente il metodo che lei ha inventato per estrarre gli idrati di metano. Mi scusi, non so di cosa stia parlando. Comunque, come vede, il mio matrimonio... No, la prego, le porto via solo pochi minuti.
Lei guida il team scientifico della Energy Sea Line, ma credo che non sappia tutto quello che Leopold Dameri sta facendo. Solo pochi minuti. D'accordo, venga con me. Il materiale che ho raccolto è significativo. La Energy Sea Line sta svolgendo delle ricerche anche nel nostro mare. E a causa di questo le balene stanno smarrendo le loro rotte. Avvertono un pericolo nel nostro arcipelago. Ma la Energy Sea Line non vuole che si sappia. Da lunedì sarà nel mio laboratorio, ecco l'indirizzo. Per favore, non parli a nessuno di quello che le ho detto. Va bene. Venga a trovarmi. Sì, sì, verrò, va bene. Grazie. Chi era quella donna? Sei gelosa? Mi informo. Lavorava tempo fa alla Energy Sea Line. Ha raccolto dei dati molto importanti sulle balene e vuole che io vada al suo laboratorio a darci un'occhiata. Al suo laboratorio a darci un'occhiata? Meglio che ci andiamo insieme. Smettila con la gelosia. Non l'hai capito che voglio solo te. Dove sei? Fatti vedere, dai. Non voglio farti male, voglio solo capire dove stai andando. Sì. Senza respiratore. Ma la riprendi. Amore, non è che mi daresti una mano? Ah, mi hai sposato perché ti serviva una donna che ti facesse i bagagli? No. Però mi sono innamorato di te anche per il tuo talento nel fare le valigie. Da me. Siediti sopra. Qua? Sì.
chiusa. A posto. Il nostro viaggio di nozze? Già iniziato. Avevo un appuntamento con quella ricercatrice. Come sarebbe? Io vengo con te. Pensi ancora che sia la mia ex? Non lo so. Ma la prossima volta che ti porta via mentre ballo per te, l'ammazzo. Una mano. Kamal, ma perché hai dato un morso alla signora? Stavo spostando lo zainetto per sedermi e mi si è avventato contro. Sai, il bambino purtroppo è orfano, bisogna essere pazienti. Un orfano, non orfano, che stia lontano da me.